E allora, la visita al carcere, che cosa è successo in questi giorni? Quali sono le idee che si è fatto? Ma innanzitutto il carcere di Foggia è in condizioni veramente molto complicate, dovute a un sovraffollamento tra i peggiori che ho visto in Italia. Io credo di aver visitato già almeno una dozzina di carceri dall'inizio della legislatura. Qui c'è il doppio delle persone che il carcere potrebbe ospitare. Ci sono stanze, celle se preferite, dove si vive in 8 persone con un bagno soltanto. 8 persone significa letti a castello di 3 piani, cioè c'è gente che dorme a più di 2 metri d'altezza, che non ha un armadietto per mettere le sue cose, con le finestre da cui passano spifferi, per cui fa freddo d'inverno e fa caldo d'estate. E io mi sono sentito spesso dire dai detenuti: oggi noi siamo disponibili a pagare il nostro debito con la società, ma lo vorremmo fare in condizioni di dignità. Se a questo aggiungete che, appunto, sovraffollamento, vetustà della struttura, il fatto che la polizia penitenziaria è a corto di personale, tra le altre cose mi diceva la direzione che molti degli agenti che sono in servizio a Foggia sono piuttosto anziani, cioè sono vicino alla pensione, e quello è un lavoro che richiede anche una forma fisica. Capite che le condizioni di vita dentro il carcere, sia per i detenuti ma anche per chi ci lavora, sono condizioni molto complicate. Tenete conto inoltre che circa un quarto dei detenuti ha problemi di tossicodipendenza, ci sono molti che hanno problemi psichiatrici, perché purtroppo il carcere da noi in Italia è diventato un luogo dove si butta la marginalità che c'è nel paese, no? Per cui il tossicodipendente che dovrebbe stare in comunità, che poi è in prigione per reati legati alla sua tossicodipendenza, ovviamente sovraffolla. Il malato psichiatrico che dovrebbe stare in una REMS sta invece lì. E quindi è un po' un serpente che si morde la coda. Tra le altre cose, noi in questa legislatura il governo di destra ha aumentato reati e pene. Nel decreto Caivano si è riportata le pene a più di 5 anni anche per i reati lievi di droga, quindi questo comporterà, si sono aumentate le pene pure per i minori. Tra l'altro le notizie di queste ore del carcere minorile Beccaria a Milano fanno accapponare la pelle. Capite che questo utilizzo intensivo del carcere in assenza di investimenti è un po' una contraddizione in termini, perché già vuoi usare il carcere forse anche quando non sarebbe necessario, se poi non investi questo moltiplica i problemi, e direi che Foggia è un problema grosso, diciamo, anche confrontandolo con altre strutture che ho visitato è tra quelle più in difficoltà. Senta, onorevole, intanto manca personale, l'ha già detto lei, manca personale anche di polizia, lo Stato manca un po' in provincia di Foggia, la provincia di Foggia si sa è attenzionata, la mafia c'è, è inutile negarlo, però mancano anche i presidi. Io sono di Lucera, le ricordo che c'è un tribunale chiuso, probabilmente lei ricorderà, io lo ricordo, lei è venuto anche a Lucera quando stava per la chiusura. Intanto il sottosegretario alla giustizia è arrivato a Foggia tempo fa e aveva promesso degli interventi, la famosa geografia giudiziaria, insomma. Qual è il vostro impegno? Ma non parlo solo di Lucera, perché comunque sì, il tribunale di Foggia ormai non ce la fa più. No, ma su tutto il settore giustizia c'è bisogno di investimenti importanti, sul settore giustizia, sul settore sicurezza, perché è evidente che senza gli investimenti poi non si fa niente, non si fanno le nozze con i fichi secchi. Ripeto, semplicemente rimettere a posto un carcere come quello di oggi, mettere a posto gli infissi, evitare gli scrostamenti, assicurarsi che ci siano le docce nelle celle, perché per farvi un esempio, in alcune parti del carcere ci sono le docce nelle stanze, in altre parti no, che crea problemi igienici, problemi di sicurezza. Quindi è chiaro che, soprattutto, ripeto, quando un governo fa della politica una politica securitaria la sua chiave, perché il ministro Nordio è partito con dei proclami garantisti, ma poi abbiamo visto che
il governo è andato in tutt'altra direzione, quello che tu devi fare è poi avere le risorse per dar seguito a quelle politiche, perché altrimenti appunto il rischio di fare le nozze con i fichi secchi. Questo vale anche per i tribunali. Lì io lo dico sinceramente, penso che il tribunale di Lucera non andasse chiuso perché il tribunale di Foggia non poteva reggere all'urto, però adesso sono passati anche, credo, 2013, parliamo quasi 12 anni, 11-12 anni, quindi anche riaprirlo non sarà semplice. Il Senato sta discutendo un disegno di legge sulla geografia giudiziaria e naturalmente seguiremo la posizione di Lucera, perché quello era un tribunale secondo me da non chiudere, ma anche lì ci vorranno le risorse. Se si vorranno riaprire dei tribunali, il governo dovrà mettere a disposizione le risorse per farlo, e io queste risorse finora non le ho viste. Parliamo un po' di politica, che succede? Sì. Su quello che succede in Puglia, cosa dice al presidente Michele Emiliano, al suo entourage, al suo giunto? Ma due cose. La prima è che io trovo un po' strana questa cosa che fino a un mese fa la Puglia era una sorta di paradiso in terra dove si fa il G7, Borgo Ignazia, la Puglia, Apulia Felix. Improvvisamente sono uscite quattro indagini una dietro l'altra nel giro di un mese, la Puglia è diventata tipo Sodoma e Gomorra. Siamo passati in un mese dal posto ideale del sud, meglio amministrato, a una Cayenna. Quindi già questa cosa mi sembra strana. Dopodiché, al di là degli aspetti giudiziari, io ne faccio una questione politica, e cioè quel sistema emiliano di cui si parla, a me, diciamo, mi interessa poco se sia reato o no, ci siano reati di voto di scambio, queste cose lo deciderà la magistratura. Però un governo regionale nel quale erano tutti dentro, c'era dentro Casa Pound, c'era dentro Forza Italia, cioè non dimentichiamo che l'assessore regionale alla sanità è di Forza Italia, Massimo Cassano di Forza Italia ha avuto ruoli importanti, diciamo qui è così, dall'altra parte la sinistra, diciamo, di anche Vendola nel 2020 sostenne Emiliano. Io mi candidai nel 2020 indicando questi problemi, chiedendo come fosse possibile che il presidente della regione fosse pure l'assessore alla sanità, l'assessore all'agricoltura, chiedendo conto della devastazione della xylella, chiedendo conto delle posizioni prese sul TAP. Se non avessimo avuto TAP dopo la guerra in Ucraina, noi italiani saremmo andati a mare con tutti i panni, come si dice, dalle nostre parti. E le posizioni di Emiliano erano note. Io nel 2020 presi l'1,6%, io sono molto orgoglioso del mio 1,6% perché io lì ho denunciato le cose che emergono oggi. Mi dispiace che ce ne accorgiamo adesso che se ne occupa la magistratura, ma quei comportamenti li conoscevamo già. Quindi sta dicendo ve l'avevo detto. Sì. E cosa ne pensa invece dell'inizio di un sistema di caro? Ma secondo me Antonio De Caro è un'ottima persona, io penso che abbia fatto, ripeto, io, a me non convince questa lettura della Puglia che è diventata improvvisamente un posto orribile. Secondo me la Puglia è ancora una bellissima regione, piena di potenzialità dal punto di vista economico, umano, eccetera. Dopodiché De Caro e Emiliano si muovono sulla stessa, diciamo, linea, però, ripeto, il tema è come Michele Emiliano soprattutto ha costruito un potere nel quale non esiste più un'opposizione. Chiunque si sia opposto a Emiliano, a partire da Schittulli. Schittulli perse l'elezione, dopo un mese era consulente di Emiliano. Rocco Palese era l'avversario di Vendola alle elezioni e adesso fa l'assessore regionale. Pippi Mellone di Casa Pound. A me dicevano, quando mi sono candidato, che avrei fatto vincere la destra. Ma io non avrei mai nominato Rocco Palese assessore e non avrei mai fatto accordi con Casa Pound, quindi chiedo a voi. Chi è che ha fatto gli accordi con la destra e chi ha fatto arrivare la destra al governo in questa regione? Chi si è opposto a Michele Emiliano? I colleghi, i consiglieri regionali di Azione, a partire da Sergio Clemente, a partire da Fabiano Amati, sono tutti con cariche in regione e fanno i contestatari di Emiliano. Sono stati tutti eletti in sostegno di Emiliano. Vogliamo parlare dei 5 Stelle? I 5 Stelle hanno fatto una campagna elettorale nel 2020 dicendo che loro erano alternativi a Emiliano. Rosa Barone ha fatto la campagna elettorale nel 2020 contro Emiliano e è diventata assessore di Emiliano 2 settimane dopo. Allora sì che vi dico che ve l'avevo detto, sinceramente ve l'avevo detto. Dopodiché il popolo ha sempre ragione, ho preso l'1,6% e mi tengo l'1,6%, ma posso dire che ne sono molto orgoglioso. Allora chiudiamo. Che futuro per Italia Viva? Noi continuiamo a essere l'opposizione di Emiliano, pensiamo che sia ora di un cambiamento, pensiamo, Michele Emiliano adesso finirà il suo secondo mandato, io auspico che non ne abbia un terzo.